Avvocato Larrotino, affiliamo coltelli, forbici, trinciapolli, forbici per sita, mannaie. Arrotino ombrellaio, ripariamo tutti gli ombrelli. Riparazione di cucine a gas. Questa voce e questi slogan li abbiamo sentiti tutti decine e decine di volte. Nelle strade, quando effettivamente passa l'arrotino, o nelle trasmissioni televisive. C'è anche chi ha usato la registrazione per un disco. Ormai questa voce metallica viene associata a tutti gli arrotini d'Italia. In ogni angolo del paese queste parole risuonano al passaggio degli ambulanti. Ma questa voce a chi appartiene? Tutti gli ombrelli, riparazione di cucine a gas. Se la vostra cucina a gas fa fumo, noi lo togliamo. È quella di Romano Groppello, senza dubbio la voce più nota di Legnago, dove è conosciuto per essere stato titolare, direttore, speaker di Radio Legnago e per la sua grande passione per il tennis. La sua seconda casa, infatti, è il Tennis Club La Corradina. Pur sentendo la sua voce in importanti programmi o addirittura imitata da Fiorello nel suo show del lunedì, Romano, da buon uomo di radio, è sempre rimasto nell'ombra. Ma ora è giunto il momento di dare un volto a quella voce. Ma come è diventata la voce ufficiale degli arrotini? Beh, innanzitutto sono partito non subito con gli arrotini, ma con i materassai. Poi dai materassai sono passato ai venditori di carta igienica, il pacco famiglia. Dopodiché, grazie soprattutto all'amico Concetto, che è stato il mio mentore nel campo delle registrazioni per gli ambulanti, sono stato contattato da degli arrotini professionisti, i quali all'inizio si arrangiavano in proprio, avevano un microfono attaccato al collo e andavano in giro tutto il giorno a ripetere le loro frasi. Poi c'è stata l'opportunità di registrare le cassette, le audiocassette, e i primi sono venuti da me. Poi ho saputo che si sono duplicati a decine, a centinaia, si sono passati i nastri, a me li pagavano 15.000 lire, 20.000 lire, ne avrò registrate una diecina, poi in Italia invece sono centinaia. E sono successi casi simpatici, come quella coppia di miei amici che si lamentava il sabato venivano svegliati dall'arrotino quando abitavano qui nella bassa. Poi in vacanza erano in Sicilia, anche qui ci hai svegliato, anche là c'era l'arrotino con la mia voce. Poi sono trasferiti a Verona, anche a Verona l'arrotino con la mia voce. E questo è uno degli effetti collaterali di queste innumerevoli registrazioni che girano per l'Italia. Una voce che solo noi oggi andiamo a scoprire a chi appartiene, però è stata usata anche per una canzone, per programmi televisivi. Effettivamente ho scoperto anche che proprio la registrazione che avevo fatto io è stata utilizzata per questi scopi che dicevi tu. Tra l'altro la canzone L'Arrotino poi è andata anche in classifica. Poi regolarmente Greg e Lillo nei loro programmi sia radiofonici che televisivi inseriscono la mia registrazione, la mia voce, e questo mi lusinga. E lo stesso anche Pino Insegno nel programma Mercante in Fiera, che andava in onda su Italia 1, quando c'è la carta dell'arrotino fa partire il jingle, la registrazione con la mia voce, la cosa mi lusinga. Allora, come concludere questa intervista? Donne, è arrivata a Telearena!